Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, o meglio Katia Ricciarelli, nata a Rovigo il 18 di gennaio del 1946. Ora, innanzitutto dico subito l'anno di nascita, anche se siamo di fronte a una cantante lirica, a una signora, perché lei stessa ha sempre avuto una specie di punta di orgoglio nel definirsi appunto una donna nata nel primo anno del dopoguerra. Una donna tra l'altro legata indissolubilmente proprio per la sua nascita alla Seconda Guerra Mondiale, figlia di un tedesco, non molto ben chiaro, ma ha sempre la Katia raccontato del suo concepimento in un campo di patate, con una specie di allure romantico rurale che si confà perfettamente all'immagine appunto della cantante nata alla città di Rovigo. Ora, penso che il carattere più evidente che possa definire Katia Ricciarelli ancora una volta ci viene proprio dalla nostra Katia, la quale disse in numerose occasioni, avendo lei ricevuto in egual misura applausi, elogi, critiche più o meno velenose, più o meno motivate, fischi, deliri, ha sempre detto: sono solo le mezze calzette che non hanno mai ricevuto fischi. E questo è assolutamente vero. Katia Ricciarelli ha ricevuto nella sua lunghissima e particolare carriera numerosissimi fischi, ha alternato momenti altissimi a cadute vocali e oseremmo dire anche di stile piuttosto notevoli, ma è comunque stata per certi versi, nel bene o nel male, con alcuni atteggiamenti estremi, da alcune modalità licenziose, alcune scelte di vita, alcune, diciamo, dipendenze al gioco, per esempio, mistero non è, che la rendono veramente vicina alle grandi artiste del secolo passato. In questo sicuramente fu una diva, anche per un certo tipo di licenziosità che l'ha sempre caratterizzata nel suo rapporto con il sesso maschile. Tutto questo complesso di cose l'ha resa però, a nostro avviso, una delle ultime autentiche dive nel senso più ampio del termine, al di là di avere più o meno toccato vette alte a livello artistico. Katia Ricciarelli è stata quindi sicuramente un'artista che, in grazia soprattutto di un timbro straordinariamente bello e purtroppo per certi versi eccezionalmente fragile, anche per una certa caparbia, mancanza di volontà da parte della Ricciarelli stessa di riuscire a sostenere la benedizione di questo timbro con una tecnica sorvegliata e attenta, gli ha però assicurato un ruolo importante nell'ambito artistico, almeno nella prima parte degli anni 70, con poi una progressiva, lenta discesa, per certi versi molto rapida, legata anche alla adesione a ruoli per certi versi totalmente antitetici a quelli che erano poi i caratteri, per così dire, ontologici naturali della sua voce. Se dobbiamo pensare al caso più estremo,
E forse proprio l'avvicinamento sotto la prestigiosissima bacchetta di Karajan, il quale si innamorò perdutamente del suo timbro, nel ruolo di Turandot assolutamente non adeguato all'organizzazione e alla natura, per così dire diafana, bianca, opalescente della voce di Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli segue il corso regolare al Conservatorio Benedetto Marcello, legandosi in maniera fortissima a una delle più grandi didatte del Novecento, che è Iris Adami Corradetti, alla quale rimarrà sempre legata anche negli anni a noi più recenti, e legata non solo da quell'affetto che molto spesso tante studentesse hanno per le maestre, ma profondissimo, diventandone anche in qualche modo un elemento costante nella vita un po' sregolata della studentessa. Iris Adami Corradetti, infatti, le fu accanto al debutto Scaligero in Suor Angelica, in cui la Ricciarelli ottenne, come sempre, applausi e fischi in egual misura, che si sbattezzava perché il pubblico non riconosceva le qualità della sua studentessa. L'allieva, infatti, proprio in Suor Angelica, come ne è prova eloquentissima la celeberrima incisione dell'opera completa, che fondamentalmente a nostro avviso rimane poi forse ancora la migliore e più convincente prova di tutto il vastissimo catalogo della Ricciarelli a livello di opera completa, appunto non comprendeva la disapprovazione della Scala, del pubblico della Scala. La Ricciarelli invece molto serenamente, per così dire sportivamente o da diva, ha sempre accettato applausi e fischi con un certo tipo di nonchalance, che questo sicuramente la rendeva ancora una volta super diva. Interprete di Donizetti, di Bellini, grandissima la sua Giulietta, di tantissimo Primo Verdi, in cui forse ha ottenuto i suoi più cospicui punti di validità, a cominciare dall'incisione di Due Foscari, grandissima, le numerose incisioni, le rappresentazioni, tra cui quella alla Fenice, preservata in un ottimo live della Giovanna d'Arco, ed ancora, per esempio, la grande pagina di Medora del Corsaro, che fu quella che nel 71 la trasformò da buona cantante, soprano lirico di buone speranze, a artista notissima, giungendo proprio quasi in immediato alla ribalta di tutto il grande parterre des reines degli anni 70 dei soprani. E proprio da quel concorso Verdi, per voci verdiane del 71 che noi vogliamo prendere proprio le mosse. Katia Ricciarelli, infatti, nel Primo Verdi, nel Corsaro, trova forse il suo punto più alto, perché la pagina Non so le tetre immagini divenne e resterà la firma più autentica del canto validissimo di Katia Ricciarelli. Evidentemente poi tanto teatro anche del secondo Verdi, tra cui evidentemente Otello, Balli in maschera, anche per la bellissima figura, ma anche opere che fondamentalmente le potevano essere un pochino estranee, come Aida, Don Carlo, sicuramente troppo gravose per un'organizzazione vocale un po' incerta. E ancora Puccini, al di là di Suor Angelica, su cui abbiamo già detto il nostro apprezzamento, ancora Bohème, di cui abbiamo per esempio uno dei più sentiti e incisivi terzo atto, una particolarissima Tosca, in cui anche in questo caso la freschezza della voce
dà di per sé l'immagine immediata di questa giovane cantante che non riesce ancora a concepire in sé la fisionomia di una donna, una fanciulla quindi sensuale, che acquisisce nella freschezza della voce una sua statura. Abbiamo parlato poi di Turandot e anche della Liu, che sicuramente gli è più vicina per organizzazione. Anche tantissimo Rossini, tra cui forse il suo capolavoro anche per il colore morbidissimo e un certo tipo di tenuta negli agilità, sono sicuramente la Menaide del Tancredi, la Semiramide, anche in coppia con quell'altra grande artista veneta legata ad amicizia che creava veramente con lei un sodalizio che fu la Valentini Terrani. E ancora, forse, la creazione rossiniana per certi versi più seducente e completa, anche perché il colore madreperlaceo si adeguava perfettamente al clima larmoyant dell'opera, la Ninetta della Gazzaladra. Ma in tutto ciò, comunque, la creazione veramente più interessante è il punto che, per così dire, travalica i tempi e dà una regala una fetta di eternità a nostro avviso a Katia Ricciarelli, è proprio l'aria dei Medora. Non so le tetre immagini. Pagina bellissima di un'opera del Primo Verdi, peraltro non nota, e quindi che lei stessa riportò alla giusta gloria. Alla voce della giovanissima Katia Ricciarelli uno spessore, una sensibilità incredibile, oltre al fatto di renderla, soprattutto alla seconda parte degli anni 70, una delle arie più apprezzate, diffuse anche nello studio conservatoriale. La pagina proprio che la fece trionfare assolutamente in maniera corretta a questo concorso di voci verdiane, è uno dei grandi momenti del melodramma del Novecento, su un piano interpretativo, ma anche sul fatto di avere la capacità di cogliere in maniera intensissima una pagina che non era in repertorio, era quasi totalmente sconosciuta. E proprio grazie a questa cantante, la capacità e la possibilità di riuscire a diventare una grandissima pagina. L'incisione che noi presentiamo è quella vicinissima alla vittoria del concorso di voci verdiane del 10 ottobre del 71, con l'orchestra del Frankfurt Opera, la direzione di Jesù, e gli non riedi ancora, non so le tetre immagini. L'aria è legata a una morbidezza di cantabilità, una linea che tocca in maniera ascendente e discendente, con morbidezza, quella genialità verdiana di muoversi in maniera scalare, che la Katia Ricciarelli rende perfettamente con uno strumento ancora del tutto integro, cosa che purtroppo non avverrà anche in anni nel complesso vicini ai primi anni 70. Resta quindi da ricordare questa pagina, fare un bilancio della proposta artistica di Katia Ricciarelli è difficile, lungo e complesso. Quello che vogliamo oggi ricordare però è il suo spessore di artista, il fatto di essere stata comunque e nonostante tutto una diva. E questo è giusto e storicamente corretto riconoscerlo. Quindi veramente grazie per quello che hai dato al canto lirico, per quello che hai dato nel riscoprire alcune pagine e nell'affrontare alcuni ruoli. Non tutto magari è stato fatto come si doveva, c'è stata anche una volontà di autoconsunzione di una voce preziosa ma fragile che è stata gestita in maniera spavalda per certi versi, ma sempre senza risparmio,
con quella volontà di godere del momento, dell'oggi, non nella prospettiva del domani, che è proprio il senso più autentico del divismo. Grazie quindi, Katia, per quello che hai dato. Magari sentirai anche questo nostro ricordo. Se è così, veramente tanti auguri di cuore. E a voi, con ci ascoltate, con questa pagina appunto registrata a Francoforte nell'ottobre del 71, egli non riede ancora, non so le tetre immagini dal Corsaro. Veramente un buonissimo ascolto e una buonissima giornata.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.